Abbiamo approfittato di questo momento che è di fatto un documento di 30 pagine corredato da cifre e fotografie per illustrare alla città i lavori già eseguiti in fase di ultimazione o appaltati e relativi investimenti. È il bilancio di metà mandato del sindaco di Colli al Metauro Stefano Aguzzi, che ha voluto illustrare in conferenza stampa tutto il lavoro svolto a 2 anni e mezzo dall'insediamento. Ma con non poche difficoltà iniziali. Il primo cittadino, infatti, dividendo il periodo in 3 fasi, ha spiegato come il primo anno sia stato collegato alla situazione del tutto inedita a seguito della fusione di Saltara, Serrungarina e Montemaggiore al Metauro. Quindi sedi diverse con pochi dipendenti e non abituati a lavorare in sinergia, pratiche ferme da mesi, regolamenti comunali, tariffazione e piano regolatore diversi da un luogo all'altro. Non nascondo che pur nella mia esperienza e caparbietà io il primo anno mi sono trovato in grandissima difficoltà, ma mi faceva proprio soffrire questa cosa, non riuscire a fare quanto magari avrei voluto e quanto avrei desiderato e quanto era necessario anche. La seconda parte invece è stata caratterizzata da lavori e progetti con una priorità data alla verifica sismica degli edifici scolastici. Tra gli interventi principali, quello ancora in corso sulla sede della scuola d'infanzia Montessori e scuola primaria Dezzi di Saltara, resa inagibile dopo il sisma del 2016. Lavori eseguiti anche agli impianti sportivi, nei cimiteri, nelle strade con lavori di asfaltatura e il miglioramento della viabilità mediante la messa in sicurezza di diversi punti pericolosi per veicoli e pedoni. Un'attenzione particolare è stata poi rivolta ai servizi sociali, all'ambiente, alla cultura e alla promozione del territorio. Nel settore degli investimenti noi in 1 anno e mezzo abbiamo portato avanti opere per 5.350.000 euro, che per un comune di 12.400 abitanti è una cifra enorme. Ma quando dico 5.350.000 euro non è che dico faremo, finanzieremo, programmeremo, approveremo. Fatte, nel senso nastri tagliati, lavori in corso in questo momento con le ditte che stanno lavorando sul territorio. Ecco, quindi la terza fase a questo punto si apre guardando al comune di Colli al Metauro cosa farà da grande. E in questo caso quindi la sede unica comunale, che sarà la sede della delegazione di Calcinelli appena finiremo i lavori in atto della scuola Dezzi a Saltara, quindi la scuola che oggi è ospitata dentro quella delegazione tornerà a Saltara, come dicevo i lavori sono in corso per 1.300.000 euro, quindi dal prossimo settembre tornerà lì. La sede di Calcinelli diventerà la sede del comune unica, così come faremo un'unica tariffazione già dal prossimo anno di tutti i tributi, come faremo un unico piano regolatore sul quale stiamo dando lo studio in questa fase, un piano unico di raccolta differenziata. Ecco, è ora di pensare a Colli al Metauro, passata la fase emergenziale, cosa farà da grande.